quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Per te verete serve la cintura. San Pietro Arcanto d'Oglio, dalla terra, quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Girasi la poichina, cantasi la poichina, ed ecco della gara fiume, buonasera a tutti, buonasera, stiamo per cominciare con il quarto appuntamento dedicato all'arte di divulgare l'arte, il nuovo ciclo. Siamo al quarto appuntamento e mi scuso innanzitutto perché non sono nella mia solita postazione, soffro un po' di raffreddore, quindi mi scuso fin da subito se dovrò sternutire, però ho preferito trasmettere direttamente da casa per evitare guai a me e ad altre persone. La musica che avete sentito in sottofondo non è una musica che abbiamo scelto a caso, poi vi dirò io e chi quando parlo di noi, perché stasera parleremo di Roma e il suo rapporto, le sue bellezze ovviamente, ma il suo rapporto soprattutto con l'arte contemporanea. E contemporanea con una delle protagoniste dell'arte contemporanea a Roma, una che ci vive direttamente, e fra poco sapremo di chi si tratta. In realtà lo sapete benissimo, si tratta, eccola che sta arrivando. Ci sono. Ci sei però non ti vedo, Barbara. Io sono qui. Benvenuta, io ti saluto e ti credo sulla parola che tu ci sei, però purtroppo non ti vedo, non capisco perché. Abbiamo fatto delle prove questo pomeriggio e secondo me dovresti regolare qualche cosa dal punto di vista della luce oppure della... No, guarda, è tutto a posto. E io non so prova. Che cosa dire, sei completamente buia. Aspetta, vediamo che succede adesso. Ah, eccoci qua. Sì, aspetta, adesso ti vedo. Ah, perfetto, ora ti vedo bene. Fantastico, allora benvenuta Barbara, benvenuti a tutti coloro che ci vogliono seguire a questa diretta in cui parleremo appunto di Roma. E prima di parlare di Roma però diciamo che è indispensabile far parlare te e farti dire due parole su chi sei. Innanzitutto, come sei arrivata al mondo dell'arte? Allora, io ho fatto il percorso, ho fatto il liceo artistico, convinta comunque di non fare l'artista, perché pur essendo brava a disegnare, insomma, eccetera, eccetera, mi piaceva molto il mondo della creatività, ma sapevo che volevo la storia dell'arte, quindi ho fatto l'università. Mentre stavo studiando, ho avuto delle persone a me vicine che hanno creduto in me. Ecco, prendo, l'università che cosa? Dici, perché siamo curiosi. Storia dell'arte, all'epoca era lettere con indirizzo artistico, si chiamava così, e quindi ho iniziato proprio così, insomma, in questa maniera. Ho seguito i miei corsi, ho fatto il mio percorso di studio abbastanza canonico, quindi arte medievale, arte moderna, arte contemporanea, ho dato 3 esami di cinema, insomma, mi interessava anche la contaminazione linguistica. Secondo me quella era una cosa importante. In quegli anni non era una cosa così facile. Quando io ho iniziato c'erano tante cose impossibili. Tu non potevi dare del tuo ai professori, non potevi andare nelle gallerie d'arte e come studente lasciare l'indirizzo perché non ti si filava nessuno. Quindi erano anni di grandi steccati, era molto difficile saltare questi steccati. Finita l'università non potevi dire io sono uno storico dell'arte, un critico d'arte, ti arrivava uno sganassone da chiunque, perché non capisci, era proprio un'altra cosa, insomma. È bello che raccontarlo. Però io so che tu in mezzo a tutte queste difficoltà in realtà già sgomitavi in maniera gentile, ovviamente, come sei tu gentile, però ti eri già fatta conoscere. In particolare penso a una cosa
hai organizzato in un bar, che cos'era? In un Era un locale? club, era un famosissimo club di jazz e blues, diciamo abbastanza sperimentale a Roma, molto attivo, dove sono passati tutti i più grandi musicisti Stiamo dell'epoca. parlando del Caffè Latino. Caffè Latino, stiamo parlando degli anni 90, 91, 92, 93, quegli anni lì. E io ho iniziato con questa rassegna che si chiamava Arte Fuori Circuito, perché ero un po' dispiaciuta del fatto che tutti si lamentassero, artisti, galleristi, colleghi, che non c'era la possibilità di incontrarsi in maniera diretta e facile. Quindi ci ho provato io con un team di persone che mi hanno creduto in me, lo stesso Mansur, che era il proprietario del locale, mi ha aperto il locale ogni lunedì e io per un anno e mezzo, quasi 2 anni, ogni lunedì radunavo dai giovanissimi, che ti posso dire un giovanissimo Salvino, Matteo Basile, a Mambor, Tacchi, Lombardo. Adesso tu volevi degli aneddoti, ti dirò che io ho avuto l'ardire, il coraggio di dire di no a Baruchello perché non c'era più posto. Pensa un Addirittura, po'. Sì. addirittura. Sì, poi c'era Schifano, la Fioroni, sono passati tutti Insomma, e naturalmente. Prego? no, ero semplicemente meravigliato da questa tua iniziativa e dai nomi che mi stai facendo, perché erano il meglio di quanto potesse proporre Roma in quel periodo. Ho fatto anche dei pasticci perché chiaramente adesso non ti dirò i nomi, però io ho invitato tutti, anche quelli che studiavano tra di loro, ma io all'epoca non lo sapevo, ho avuto una No, no, i faccia nomi ce li devi tosta. fare, dai, almeno Ma due, almeno no, due. diciamo Chi hai che invitato? c'erano in quegli anni lì, per esempio, mi ricordo che Mario Ceroli era un po' in rotta con un grosso critico d'arte, poi fecero pace, io non lo sapevo e chiaramente le avevo messe insieme, o fidanzati che si erano sfidanzati, coppie di artisti che in quel momento, insomma, e io non, sai, in quegli anni lì l'informazione era complicata. Ti premetto che noi lavoravamo con i ciclostili perché c'era internet, ma non ce l'aveva quasi nessuno. Considera che una delle cose più rivoluzionarie e innovative di quegli anni fu una rivista d'arte, poi che è diventata anche di architettura, Via Fax, con Ludovico Pratesi, un gruppo di persone che lavoravano, insomma, con noi tutti insieme, che andava via fax. Quindi di notte c'erano i fax che andavano a ingolfare, diciamo così, gli studi della gente che li riceveva. Quindi stiamo parlando veramente di secoli fa, anche se io non sono Da questo punto vecchissima. di vista, sicuramente, quando ci confrontiamo con le tecnologie di cui disponiamo, e questo è un esempio, io sto parlando da casa mia, tu sei a casa tua e stiamo parlando mentre molte persone ci stanno ascoltando. Questa è una rivoluzione fantastica, io trovo bellissima, che all'epoca di cui stai parlando tu era semplicemente inimmaginabile. Assolutamente. Ed era inimmaginabile pensare di radunare insieme, che ti posso dire, da Bonito Oliva a Calvesi, a Maltese, a Simonetta Lux, insomma, veramente lì sono passati tutti, i primi collezionisti che allora erano giovanissime, che iniziavano. È stato divertente. Io poi ho cominciato a occuparmi di giovani, di graffitisti, però anche di artisti degli anni 60. Ho mescolato Ma già in sempre quel un po'. momento ti stavi occupando di graffitisti? All'epoca sì, poi ho smesso. Sì, 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 sì. Perché una delle tue caratteristiche. Tu sei un vulcano, sei un uragano, cioè è difficile anche così seguirti perché hai veramente, abbiamo provato a parlare diverse volte e tu sei veramente un vulcano, hai sempre tante cose da dire. E una delle Non voglio caratteristiche. invecchiare, è questa la verità, E e fai quindi bene, vado più veloce. io mi ricordo di una cena che abbiamo, a cui abbiamo partecipato e parlavamo giusto di questo. Purtroppo gli anni sono passati, perlomeno per me, per te no, assolutamente. Senti, infatti una delle tue caratteristiche mi pare di aver capito che è quella di interessarti di tante cose, quindi arte contemporanea, però anche il graffitismo, però anche la fotografia. Sempre storie, però un po' ai margini, ti piace mescolare linguaggi. È un po' questa la tua caratteristica. Sì, decisamente. Insomma, mi è sempre caratterizzato nel bene e nel male, perché poi il rischio è che si articola talmente tanto tutto quello che è il mio interesse che poi non riesci talvolta anche
a stargli dietro. Adesso prima ho fatto una battuta, ho detto che ho smesso di occuparmi di graffitismo, non è propriamente così, però chiaramente poi non riesci a specializzarti in un'unica cosa, e io sono, insomma, caratterizzata proprio da questa reticolarità, diciamo così, nel bene e nel male. Insomma, anche questo è un lavoro, hai fatto un lavoro molto importante di scavo, di scoperta di nuove espressioni e di nuove espressioni linguistiche, che insomma è un lavoro che ti va assolutamente riconosciuto. Senti, dai, ritorniamo un po', perché tu, va bene tutte queste cose belle, c'era Celan, c'era Bonito Oliva, eccetera. Un ricordo particolare, che qualche episodio particolare? Mi ricordo di un Renato Mambor che ti teneva i quadri mentre tu martellavi. Sì. Sì, perché poi, guarda, Federica Di Caso è stata una grande persona. Io ero amica di Nora, Iosia, la figliola, e Federica è stata la prima che ha creduto in me, mi ha dato una mano, mi ha fatto conoscere lei questi artisti, e lei mi diceva sempre: guarda che per essere un buon critico un domani tu devi sapere fare tutto. Ed era un po' la mia scuola. Io sono cresciuta con una nonna e una mamma che mi diceva: la brava scopa si vede dal manico, e in effetti avevano ragione. Quindi ho imparato sempre a fare tutto, devo grazie anche alla Galleria Mascherino, a Stefano Dello Schiavo, che quando poi ho, insomma, gestito con Luca la galleria, mi ha insegnato proprio il lavoro, quello dalle basi, insomma, veramente. E all'epoca, negli anni 90, mi ricordo Renato Mambor, bello ancora e altissimo, io sono piccolina di statura, io cercavo di mettere, sistemare, insomma, i quadri, e lui mi aiutava, perché chiaramente mi prendeva in giro, perché appunto lui era alto e riusciva a mettere i quadri sempre molto alti. E mi ricordo che alcuni di questi artisti mi dicevano sempre: ricordati che il punto di vista del quadro deve essere la metà, diciamo, al tuo sguardo. Poi mi guardavo e dicevo: vabbè, no, il tuo sguardo, quello delle persone normali. Senti, una domanda che era venuta fuori dalle nostre conversazioni. Adesso noi siamo in epoca di Me Too, siamo in un'epoca in cui le donne sono un po' stanche di certi atteggiamenti così sgradevoli, no? Da parte degli uomini. All'epoca com'era? All'epoca era esattamente come adesso, solo che si andava di man rovesci. Io ne ho dati parecchi. Fine. Chiuso. Questo è un problema. Allora, questo è un problema che c'è sempre stato, non si è mai nascosto. Oggi si nasconde molto di meno, si parla molto di più tra di noi, c'è una grande unione. Tra l'altro, c'è un lavoro anche di scavo e di recupero di una certa mentalità, diciamo, storica, anche se vuoi femminista, per fortuna, cambiata, diversa. Adesso magari ci mettiamo il rossetto, all'epoca, in quegli anni lì, insomma, si metteva di meno, no? Parlo delle grandi femministe. Esattamente. Ecco, però noi che eravamo ovviamente le più giovani, però abbiamo goduto del lavoro che queste grandissime signore hanno fatto, insomma. Penso alla Anne-Marie Sosoboetti, insomma, Carla Lonzi, tutte queste donne qui, alcune ho avuto la fortuna di conoscerle, Clote Ricciardi, insomma, la stessa Accardi, donne, insomma, che ne hanno fatta parecchia, insomma, di quel tipo di strada. Beh, oggi noi abbiamo un collegamento tra di noi molto più forte. All'epoca, ti ripeto, si andava di cornetta abbassata mentre si parlava, e soprattutto di man rovesci, insomma. Ecco, io ti ripeto, scherzando, ridendo, ma ne ho dati parecchi, insomma. Però io devo a tutta questa generazione, queste grandi donne, adesso vedo che c'è Agata Boetti, insomma, sembra fatto apposta, ma ho citato poc'anzi proprio la mamma, e beh, io devo a questi grandi artisti, insomma. Ecco, mi hai chiesto un aneddoto, ti posso dire che ho fatto una delle più grandi cavolate della mia vita quando Alighiero Boetti, io andai nel suo studio e, diciamo, stavo preparando una mostra a Parigi con la senior Federica Di Castro a Passage de Retz, era una mostra sul rapporto con il jeans da parte degli artisti. Ebbene, lui mi, diciamo, offrì con molta carineria una biro meravigliosa, e io all'epoca ero indecisa perché mi dovevo fare il motorino, mi serviva anche per lavorare, e feci la più grossa cavolata della mia vita e scelsi tra un'opera di Boetti,
meravigliosa, e il motorino, all'epoca io insomma non navigavo nell'oro, purtroppo scelsi il motorino, voglio morire perché a guarda che oggi... è una cosa che riguarda un po' tutti noi, nel senso che anche dalle mie mani sono passate alcune opere minori magari di Boetti, ma sono passate cose che noi vendevamo a prezzi veramente irrisori, vallo a sapere tu il botto che avrebbe avuto successivamente. Allora, invece parlando di amori celebri, poi andiamo oltre ovviamente, non ci fermiamo solo su questo argomento, però Giosetta Fione con Goffredo Parise, Di Meana con Franco Angeli, Marta Marzotto, Renato Guttuso, quasi tutti l'ho conosciuto. Roma è anche questo, no? Tu sei stata testimone invece, oltre agli aspetti sgradevoli, invece alla nascita di grandi amori nel mondo dell'arte. Guarda, io sono stata, diciamo, Tu incluso, partecipe. ovviamente, eh? Se Allora, vuoi. guarda, ti dirò una cosa che ti meraviglierà. Mi sono divertita tanto nella mia giovinezza, ma mai con persone del mondo dell'arte, quindi erano tutte fuori dal mondo dell'arte. Per esempio, ma magari del mondo, come dire, intellettuale anche, per carità, però fondamentalmente le mie relazioni sono sempre state, ho sempre cercato di tenerle molto fuori perché diventava molto complicato e io oltretutto iniziavo, non avevo nessuna voglia di, come posso dire, essere considerata la compagna di, la sorella di, la nipote di, eccetera, eccetera, la cugina di, e quindi mi sono sempre gestita le mie cose fuori dal mondo dell'arte, però insomma ne ho visti tanto. Non parlerei di grandi amori, adesso forse qualcuno me lo ricordo, ma più che altro grandi passioncelle, grandi anche marachelle, di cui non posso parlare perché tre quarti delle persone sono in vita e quindi mi ucciderebbero, insomma, ecco, Allora, saltiamo a sicuramente. pie pari l'argomento, invece continuiamo con la tua carriera. Perché una cosa che mi sono segnato è questo tuo libro di mega interviste che hai fatto, Arte e Successo del 2002. Ecco, hai intervistato il Mare Magnum, cioè praticamente hai girato l'Italia per intervistare tutti. È difficile trovare qualcuno che non sia nell'elenco. Che cosa ti ha All'epoca poi portato si gira. questa esperienza? Che cosa ti ha portato questa esperienza? E anche qui qualche nome, qualche cosa che ti ha lasciato così favorevolmente impressionato. Guarda, intanto la grande disponibilità da parte degli artisti, la concezione legata agli anni 60 del critico come compagno di viaggio. Oggi dirò un'ovvietà, ma allora non era così abituale. È una cosa che io mi porto ancora oggi. Per me, io amo essere un compagno di viaggio degli artisti. E questa è una cosa che, per la verità, non sono l'unica. Adesso parlavo giorni fa con Loredana Troisi a Napoli, che ha fatto questo bellissimo libro, poi magari ne parliamo. C'è un Molto motivo poi volentieri. perché la cito, anche per lei mi diceva la stessa cosa, io amo essere proprio un'amica degli artisti, per me è la stessa cosa. In quegli anni lì, quando ho iniziato, ho trovato tutte persone molto disponibili, qualcuno che mi ha fatto impazzire, ma gentilissimo, Luca Patella è stato uno degli autori che ho amato di più anche perché ci frequentavamo. Beh, io penso di avere qualcosa come una scatola piena di sue lettere, con delle annotazioni, dei cambiamenti. Sono impazzita per fare l'intervista a Luca Patella, ma rifarei completamente tutto perché ho imparato tante di quelle cose che sinceramente ho avuto anche la Ma fortuna di avere in questo senso, sicuramente. Ecco. come si svolgevano queste interviste? Tu gli mandavi delle domande, loro rispondevano oppure andavi a trovare negli studi? Quasi sempre andavo negli studi, anche andando fuori. In alcuni casi magari avevo incontri meno diretti attraverso appunto epistole oppure fax, insomma, essenzialmente, poi per carità, non è che non ci fossero le mail, però non tutti gli artisti, soprattutto quelli grandi, giovani, era un'altra storia, quelli più grandi chiaramente non erano tecnologici e quindi per loro era insomma, era complicato e quindi ho fatto l'uno e l'altro ed è stato molto bello. Io ho sempre amato la forma dell'intervista, poi c'è chi ne ha fatto, come posso dire, il fiore all'occhiello del suo percorso storico-critico, sicuramente, ma io ho iniziato così, insomma, ed è una cosa che amo e continuo a fare, insomma, ecco, quello è senz'altro. Alla fine che idea ti sei fatta di questa idea, di questa
cosa arte e successo, il successo che peso ha nella, così, nella storia dell'arte, nella tua, per quanto ti riguarda, nella tua visione delle cose. Allora, diciamo che io ne sono completamente fuori, nel senso che a me interessa poco e niente, se no avrei fatto altre scelte. No, all'epoca parlando del successo degli artisti. E loro, allora, all'epoca era un libro anche provocatorio, prendeva anche un po' in giro, sicuramente. Allora il successo contava un po' di meno, cioè la notorietà, il successo, la mediaticità, erano cose che avevano un peso molto minore. Adesso ovviamente tu mi insegni è molto 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 maggiore e quindi ci dobbiamo fare i conti nel bene e nel male, non che questa prassi, sai, con come dire il dominio anglo-americano, diciamo così, del sistema dell'arte, evidentemente questo ha preso il sopravvento, diciamo dalla pop art in poi, tutto sommato. Ci dobbiamo fare i conti. Certo è che se la qualità rimane alta, cioè il successo è anche meritato, insomma. Io non ne faccio una questione, come posso dire, di lana caprina, insomma, ecco. Però molto spesso abbiamo dei fenomeni, per fortuna passano. Prima duravano meno, in 2 o 3 anni era finito, adesso ahimè durano un po' di più, però va bene così. Sì, andiamo avanti e io mi sono annotato un'altra cosa che ho visto sempre in internet guardando i tuoi filmati, no? Ho visto questa Divag Commission e siamo nel 2012. Già. Allora, questa è stata una cosa bella che mi ha coinvolto Gianfranco Nutar Giacomo. È un amico che salutiamo. E poi, insomma, ovviamente c'erano persone di grandissima qualità e livello che stavano dentro la commissione. E c'era anche l'allora direttrice della Galleria. Com'è? In cosa consisteva? Allora, diciamo che la cosa, insomma, in sintesi, c'è stato un tentativo di portare nei prestiti di arte, per quanto riguarda gli spazi istituzionali, gli uffici del Ministero, non solo Caravaggio, Guido Reni, insomma, che spogliavano tra l'altro i musei, ma portare un po' di arte un po' più giovane, contemporanea, quindi emergente, per aiutare i giovani artisti. Devo dire che purtroppo la cosa ha funzionato, ma è durata un po' poco, perché poi, come spesso succede, diciamo, quando cambiano i governi, ci sono situazioni istituzionali che poi, insomma, si alternano, chiaramente è una cosa sciocca. Ma quando si è lavorato non si pensa di continuare a lavorare bene usando, come dire, le risorse che ci sono. Oltretutto quello era un lavoro completamente senza portafoglio, si faceva proprio per amor di contemporaneo. Insomma, vabbè, alcuni poi... nomi che sono usciti da queste selezioni? No, diciamo che non abbiamo fatto in tempo, anche se appunto ci sono state tutta una serie di giovani artisti che venivano dall'Accademia di Belle Arti, quindi adesso ci sono artisti che, come no, lavorano anche con grandi gallerie sperimentali giovani, penso a Sergi, penso a insomma ce ne sono di artisti che adesso sono passati, che ti posso dire, con la galleria operativa, se non ero anche con Monitor, adesso tutte non me le ricordo, è passato tanto tempo, io poi tendo a dimenticare molto, ahimè, perché fai troppe cose, no? Tra le tante cose che ti caratterizzano c'è anche una sorta di coscienza civile, cioè tu ami spasmodicamente la tua città, lo so, lo si sente nelle cose, da come ti esprimi, dalla passione che ci metti. Io amo Napoli, che è una città che sento molto forte, perché un pezzettino delle mie origini sono lì. L'altra nome parte sono lo denuncia, insomma, non puoi scappare. Sì. Però sento molto, diciamo, io sono molto legata all'idea del territorio, è una cosa curiosa da dire nel contemporaneo, ma sono per il glocal, cioè credo che si possa ragionare a partire proprio dal proprio territorio, dalla propria geografia, per poi chiaramente allargarsi e parlare di altro. T'ho interrotto, poi fermami ogni tanto, infatti, perché... Non mi hai interrotto assolutamente, perché anzi hai anticipato una domanda che ti avrei sicuramente fatta, ossia c'è questa necessità di ritornare alla città, nel senso che viviamo in un'epoca in cui ci è permesso, in questo momento, io sono a Milano, tu sei a Roma,
e stiamo chiacchierando tranquillamente. È necessario comunque aprire la porta e uscire nel quartiere, nella città, per confrontarsi anche da un punto di vista della, come si dice, come si può dire, della coltivazione di una rete di rapporti che possono portare a degli sviluppi creativi. Certo. Ma certo, guarda, allora io intanto ho notato che è curioso, in un momento come questo, di grande crisi, di grande anche chiusura, se vuoi, e in un sistema dell'arte che è articolato, internazionale, quindi globale, diciamo così, si sta lavorando tantissimo concentrandosi sulle situazioni di prossimità, chiaramente per poi riuscire ad ampliarsi e trattare dei contenuti culturali molto ampi, dei concetti e grandi temi. Quindi ci sono dei nuovi studi, delle tesi, diciamo così, delle visioni che partono proprio dal basso, dal proprio specifico, però non per rimanere delle isole, ma per creare degli arcipelaghi, per ragionare sull'identità, sull'appartenenza, sul fare comunità, fare accoglienza. Ho citato prima il libro di Loredana Troisi, per esempio, che partendo da Napoli ha fatto un libro bellissimo, sono 31 più un'intervista di artisti napoletani che hanno raccontato la propria città, la storia, le memorie e poi il contemporaneo della propria città, com'è il proprio vivere e creare all'interno di una città che poi è cosmopolita, insomma, come lo è Roma del resto. A Roma hanno fatto, vabbè, parte il lavoro che ho fatto io su era qui che ti fotografo. Volevo, so che tu sei diventata anche regista, tra le altre cose. Sono diventata documentarista grazie a Stefano Cioffi, al Festival Flautissimo, perché mi è stato commissionato un lavoro che potevo scegliere. Io ho scelto di fare video e di intervistare e andare a trovare, quindi nel loro studio, 7 fotografi, poi sono diventati 8 e adesso è un progetto che sta andando avanti, ma prevede anche un libro e una serie di incontri che si chiama, te lo devo leggere, Un oscuro luogo del desiderio, i fotografi guardano Roma, quindi i fotografi che vivono a Roma, che non sono mai andati. 7 video, 7 interviste, 7 visioni, 7 concezioni di Roma che si rivela dalle infinite sfaccettature. Esattamente, quindi ognuno ha raccontato la propria esperienza, com'era, sai, anche autori di generazioni diverse che quindi hanno raccontato com'era fare il fotografo nel momento, per esempio, dell'analogico, della possibilità di muoversi e viaggiare, diventare magari un fotografo di guerra, quando oggi è un po' più complicato perché non hai più le grandi redazioni, ci sono per carità, però sempre meno che ti mandano sui luoghi di guerra, ma spesso utilizzano, come dire, le persone che sono lì che con un telefonino ti mandano magari fotografie e un lavoro, ma, no, ma come dire, non prevede una specializzazione sul campo, diciamo così, ecco. Quindi è stato molto molto interessante, molto bello. Devo quando dire che fatto questo lavoro, quando è stato Prego? Fatto questo lavoro? Allora, quando? l'ho fatto nel momento del lockdown, del secondo lockdown, quindi diciamo l'ho girato in pochissimo tempo, il lavoro mi è stato commissionato a dicembre e io a dicembre sono riuscita a realizzare questi 7 video, più diciamo adesso sono diventati 8 e stiamo andando un pochino avanti e sta andando molto, molto dicembre bene. Dicembre 2020? Dicembre 2020 o 2019? 2020, quindi è nuovo. Quindi hai lavorato in maniera... Beh, è stata una sfida, perché era nata come una mostra, poi il lockdown ha impedito tutto questo, mi era stato detto, vabbè, fai una mostra online, io trovo terrificante la scelta di piegare un progetto in una cosa online, a meno che non sia studiata appositamente per diventare un'altra cosa. Ho proposto i video, la cosa è piaciuta, mi sono preparata velocissimamente perché io non avevo mai fatto una cosa del genere, ma ho avuto uno staff straordinario, devo dire, insomma, devo ringraziare tutti i ragazzi, soprattutto i 2 giovani operatori che mi hanno molto, molto supportato, insomma, e ovviamente tutti gli autori, Covino, De Benedettis, Del Castillo, Imbriaco, Iemolo, Nofri, la Flavia Rossi, una delle poche donne, per fortuna, insomma, c'era, e adesso poi appunto Stefano che ho citato, insomma, tante persone che hanno lavorato con me, ma non sono l'unica ad aver lavorato su Roma, in questo periodo è curioso, ci sono 2 progetti secondo me molto interessanti che meritano
una segnalazione. Intanto un lavoro pazzesco, Roma Nuda, è un lavoro in progress, diciamo così, fatto da Miniera, da Spazio Mensa, quello spazio, diciamo, sperimentale di Via Salaria a Roma, che ha dato vita a questo libro di 60 interviste e conversazioni. Lo devo leggere perché non ricordavo fossero 60, perché il libro mi deve arrivare, per ora ho visto un materiale online e poi ho parlato con Giuseppe Armogida, che è l'autore del libro, e con Marco Folco, che ha fatto il DVD, e con Alessandro Gianni, che è quello che poi mi ha messo in contatto con questo gruppo di lavoro, che ha fatto una cosa pazzesca, questo Roma Nuda, che sta andando avanti, che è diventato anche una mostra e una serie di altre iniziative. E poi il lavoro che è stato fatto a Roma Città Aperta, ho visto adesso la Sabrina Pedovotto qui, insomma, online, è un lavoro, diciamo, un progetto di Roma Domas Foundation, la fondazione, che ho legato al premio Mont Blanc per la cultura, che prevede un anno intero di incontri negli studi degli artisti, con delle visite guidate appunto fatte dalla Vedovotto e dalla Raffaella Frascherelli, con una serie di iniziative collaterali. Quindi diciamo che sulla città, ho parlato di Napoli, adesso ho citato queste di Roma, sicuramente ci sono altre cose interessantissime e importanti di mappatura del territorio, però con l'intenzione di parlare sempre e comunque non del piccolo lavoro, ma di concetti che sono concetti tra virgolette universali, perché poi gli artisti questo propongono, un nuovo modo di guardare il mondo in maniera non omologata, dando delle possibilità altre, insomma, ecco, però a partire proprio dalla città. È pazzesco come una città in crisi, sciupata, piagata, dovrei anche aggiungere mal gestita, mal governata, vorrei come dire, sospendere qualsiasi polemica qui politica, anche se, insomma, perché semplicemente non perché mi sottragga, ma perché è troppo poco il tempo, bisognerebbe analizzare anche le colpe precedenti, per l'amor del cielo. Però vedere come in un momento veramente terrificante come questo, nella crisi nera in cui siamo precipitati, monnezza, sporcizia, allagamenti, buche, tutto quello che vuoi, una sicurezza che manca, mezzi pubblici devastati, tutto quello che vuoi, gli artisti e gli intellettuali, usiamo questo termine, mi piace tanto, stanno producendo tanto contenuti culturali gratuiti, perché online, se non ci fossero stati i contenuti culturali nostri e degli altri, non so che cosa avremmo fatto, e poi una produzione da parte degli artisti pazzesca, con una fatica enorme anche economicamente parlando. Io credo che anche i galleristi, soprattutto i più giovani, stiano faticando molto, perché nessuno li aiuta. Tu pensa a quanta vivacità, guarda, io me ne ero segnate alcune, mi dispiace perché... Un secondo, avevo accennato prima che ho un po' di raffreddore. Salute! Ti scuso fin da ora. Penso al lavoro che sta facendo Album Arte, per esempio, con tutto il gruppo che lavora, insomma, di arte, diciamo così, attenta e sociale, Spazio Mensa, l'ho citato prima, Monitor, che sta reggendo duro nonostante le difficoltà, Sara Zanin, che addirittura ha aperto uno spazio nuovo, Rolando Ansermi, che è tornato a Roma, operativa, che continua a lavorare addirittura con la sua vetrina. Pensiamo anche a Casa Vuota, che è questo spazio che non è proprio una home gallery, ma è proprio uno spazio sperimentale. Abbiamo Arte Prima, che cerca di portare l'arte verso il sociale e viceversa. Quindi una grossa vivacità dal punto di vista del privato. Guarda, tanto, tu pensa addirittura a degli artisti che si danno da fare, che ne so, penso a Maurizio Savini, che ha portato dei suoi colleghi da un barbiere ed è stato divertente, ma sta anche funzionando. Le vetrine sia di operativa, ma noi ci ricordiamo il lavoro che ha fatto l'IM con la Viviana Guadagno, con Zoo Zone, che c'è ancora. Io veramente mi dispiace, sto dimenticando sicuramente qualcuno che sta lavorando grandiosamente bene,
però in un momento terribile ma incredibilmente interessante, stavo guardando, adesso leggevo Gaia Riposati che sta rispondendo, ecco, in un momento terribile come questo è incredibilmente, miracolosamente interessante, e lo dobbiamo all'arte e agli artisti e anche a noi, insomma, diciamo che operatori. Critici, operatori culturali che facciamo questo lavoro, ma ricordiamocelo però, senza gli artisti noi non esisteremmo. E io, questa è una cosa. Sempre stato, lo sanno benissimo, l'artista al centro. Poi ci siamo noi, cioè tutti che giriamo attorno, ma l'artista è la figura di riferimento. Il rapporto con le istituzioni, macro, maxi e via. Ho risposto. No, allora, adesso per carità, diciamo vorrei, io semplicemente amo lavorare abbastanza in autonomia, poi ho fatto cose con le istituzioni, io devo a Costantino D'Orazio, proprio mi ha inseguita per farmi portare un progetto, allora al macro è stata una cosa straordinaria, secondo me io ho riportato gli Araxi, ma fatti dagli artisti contemporanei, legati all'antica razzeria pennese, grazie a Laura Cutilli, insomma è tutto un team che ha lavorato ovviamente con me, che mi ha voluto all'interno di questo progetto, siamo riusciti a fare una cosa pazzesca proprio grazie a Costantino, per esempio. Adesso, insomma, del macro stiamo aspettando dei segni, come dire, un po' più di qualità, ma dobbiamo aspettare perché la situazione è quella che è. Devo dire che al macro testaccio, per carità, qualcosa è stato fatto, abbiamo fatto in tempo a vedere delle cose e poi adesso siamo tutti fermi, anzi faccio seguito a una serie di conversazioni che io ho fatto con colleghi proprio questi giorni, tra l'altro proprio con la Guadagno oggi online, per chiedere al ministro Franceschini la decenza di aprire questi cavolo di musei, perché non è pericoloso aprire i musei, i turisti non ci sono, rimangono gli italiani che si muovono poco. Allora dateci intanto qualche cosa, le scuole non le possiamo aprire, gli autobus sono pieni, è complicato, aprite i musei, perché i musei sono un presidio artistico-culturale di cui noi abbiamo un disperato bisogno, non ha senso tenerli chiusi, io sono incavolata a morte per una cosa del genere, perché non ha senso, e oltretutto riaprire i musei adesso darebbe un segnale importantissimo anche a livello politico, e questo è molto importante. A noi manca una visione, noi ce l'abbiamo, ma manca alle istituzioni tutte di tutti i colori una visione del futuro. Stanno mangiando tutti e, come dire, capitalizzando tutto adesso, ma al futuro non ci pensa nessuno. Noi lo dobbiamo a noi stessi, prima di tutto, non solo ai nostri figli. Abbiamo bisogno che si riaprano i musei. Le gallerie d'arte private sono aperte, chiaramente seguendo le regole del DPCM, ovviamente, ma non capisco perché a questo punto non puoi aprire i musei. È follia. Ecco, l'ho detto. Sposo in toto le parole appassionate che hai appena detto, e speriamo che questo messaggio arrivi a chi di dovere. Nel nostro piccolo stiamo facendo qualche cosa, insomma ci stiamo perlomeno parlando. Senti, io andrei avanti per ora ad ascoltarti, perché sei veramente un torrente in piena. Qualche cosa di importante si potrebbe ancora fare? Io ho in mente la cosa meravigliosa che è stata fatta da Kentridge sul Tevere. Meraviglia. È stata una meraviglia. Politiche, strategie riguardanti questi grossi nomi, che cosa ne pensi? Hai qualcosa in cantiere, hai delle idee da proporre? Allora, in questo momento diciamo che ho tre progetti abbastanza che a me piacciono molto, che spero si possano realizzare, di cui però non posso parlare proprio perché siamo attaccati a un filo. La vedo abbastanza complicata perché uno è, ahimè, piuttosto costoso. Io, essendo un indipendente, non ho una grande facilità, insomma, a muovermi in questo senso. Però sono, come dire, speranzosa. Certo è
che Roma, perché adesso stiamo parlando di Roma, ha bisogno però di questo, ha bisogno di un grande miscuglio, cioè è bellissimo il lavoro di Kentish perché fondamentalmente è sceso nella città, è sceso in una delle zone tra l'altro più, come dire, conosciuta però nello stesso tempo meno praticata della città, perché sono le sponde di un Tevere che normalmente adesso, come dire, grazie anche a quell'iniziativa Tevere Eterno, tutto il gruppo di lavoro, insomma, eccetera, eccetera, ha prodotto, come dire, un'attenzione. Ma la sera giù al Tevere non ci si poteva andare fino a poco tempo fa, diventa una zona pericolosa perché purtroppo è anche malfamata, diciamoci insomma la verità. Adesso è anche impraticabile perché il Tevere è salito, ahimè, quindi siamo a un livello abbastanza, insomma, alto e preoccupante. Però più diciamo autori internazionali arrivano a Roma, ma come posso dire, si sporcano le mani nella città, possibilmente in aree cosiddette, diciamo, altre, e meglio è, secondo me, questa la nuova strada, non già un'idea di periferie, perché poi tutta Roma è, ormai chiamare periferia, è, le periferie di Roma è relativa, però diciamo ci sono dei quartieri sicuramente più, delle aree più difficoltose. Ecco, è molto interessante vedere e aspettare autori che arrivano qui e lavorano insieme, possibilmente anche con i giovani artisti. Io sono del parere che, per esempio, le residenze abbiano, come dire, aperto una grande opportunità per tutti, perché costano relativamente poco, creano movimento e mettono, come dire, in contatto le persone tra di loro, i professionisti tra di loro, e quindi poi prevedono un lavoro fatto sul territorio per il territorio. Quindi ecco, questa secondo me è una pratica da portare avanti. Ecco. Quando tu parlavi di un artista, di un grande artista straniero che arriva in Italia, il pensiero a me invece è andato a una signora, non ricordo il nome, una signora americana che ha fondato una cosa straordinaria, il Retake Roma. Io trovo che sia stata un'idea. Rebecca Spitzmiller. Ecco, bravissima. E voglio dire, abbiamo avuto Joseph Beuys che parlava di temi ambientali, che parlava della città, che parlava di insomma, la natura è arte contemporanea, è arte, no? Occuparsi della natura può farsi. Io la intendo proprio come questa, un'operazione artistica, ripulire la città è diventata un'operazione, se vogliamo, di bellezza, di ripristino della bellezza. Allora, guarda, diciamo che su Retec bisognerebbe aprire tante discussioni, ne faccio solo una. Retec non è più la pulizia della città, questo perché la Retec non, i Retecer non fanno gli spazzini, e se l'AMA e le istituzioni non rispondono, amen, finisce il discorso, insomma. Non sono nemmeno i ripulitori dei graffiti o delle scritte. Hanno portato una serie di problematiche all'attenzione e hanno fatto capire alla collettività che nessuno si salva da solo, che tutti possiamo intervenire e forse dobbiamo intervenire per fare sì che la città migliori, anche e soprattutto pungolando le istituzioni. Poi Retec, certamente ci sono le mamme, i bambini che vanno a pulire, però si organizzano incontri, convegni, diciamo il livello è ormai molto più alto, insomma si parla di urbanismo tattico, si parla di arte partecipata, si parla di residenze, quindi insomma diciamo che Retec ormai è diventata una cosa molto più ampia e articolata, e si connette tra l'altro proprio con, per esempio, la street art. Pensa un po', si è riusciti anche, come dire, a portare dalla propria Roma, tra l'altro da questo punto di vista è diventato un po' un museo a cielo aperto, ne parlavamo insomma prima, una volta il graffito era considerato una cosa complicata da fruire in maniera colta, diciamo così, informata. Adesso tutta la città è, come dire, abbellita, ma per fortuna non solo abbellita, perché alcuni, diciamo, murales, perché poi di questo più che altro si parla,
hanno anche portato all'attenzione della collettività dei temi che sono sociali e molto importanti, soprattutto perché nascono in alcune zone complesse. Io non voglio parlare di degrado e di periferie, ma quantomeno di complessità delle problematiche, queste sì. Ma insomma, questa poi è un'altra. Ne segnali un paio, giusto un paio per chiudere questa conversazione. Di cosa? Scusami, non ho capito. Se veniamo a Roma, che cosa ci consigli di andare a vedere? Quali di questi? Ma guarda, vabbè, una delle prime forse è stata Tormarancio, insomma, che io considero che possa essere interessante, ma veramente Roma la trovi dappertutto, dai luoghi di Pasolini, appunto, ti ho detto prima, Tormarancio, tutto il lavoro che ha fatto Orguan, insomma, devo dire, tra l'altro sono usciti anche tantissimi libri proprio che raccontano di questa realtà amata e odiata, perché poi, per carità, insomma, adesso ripeto, poi dovremmo aprire un discorso molto molto complesso e anche molto delicato, però comunque insomma questa realtà c'è. Ma certo è che la cosa fondamentale è poter avere a che fare con l'arte tutti i giorni. A questo proposito io sensibilizzerei proprio le autorità anche per quanto riguarda l'ammaloramento di alcuni monumenti straordinari, come per esempio il monumento che ha fatto Ceroli lì vicino all'auditorium, che sta praticamente cadendo a pezzi senza, come dire, io sono... due o tre anni fa feci un video ad hoc, feci un articolo, abbiamo raccolto le firme. Ecco, Roma è anche questo. Siamo noi quelli che riescono, come dire, a sensibilizzare. Vedi, Daniela Trincia mi sta, il progetto One City che coinvolge tutti i municipi. Certo, ce ne stanno tanti di progetti che, come dire, stanno mettendo le mani in pasta in questo lievito madre, che è appunto poi la visione, perché è arte e concetto, quindi etica ed estetica, che sta, come dire, dando corpo a qualcosa con la quale si può mangiare, vedi, lievito madre, pasta madre, cibo. Con l'arte si mangia, altro che con la cultura si mangia. Nonostante quello che disse un disgraziato di ministro che abbiamo avuto, una delle uscite più infelici che ha avuto quel ministro. Senti, io ti ringrazio tantissimo per tutto quello che ci hai detto. Chiuderei con l'appello che hai appena fatto, ossia questa necessità di coinvolgere non soltanto gli operatori che siamo noi, ma che possiamo arrivare fino a un certo punto, ma soprattutto coloro che hanno le leve del potere. Che riaprire i musei, questa è la bandiera che noi abbracciamo adesso. La prima cosa che bisogna fare, assolutamente. Sì. Ti ringrazio tantissimo, Barbara, sei stata meravigliosa e ti ringrazio. Chi lo sa, magari un'altra volta ci ritroveremo per parlare di altre argomenti. Sono qui. Un saluto a tutti, io grazie, vedo tanti messaggi, ringrazio tutti, Enza, Federica, tutti, Daniela, Marco, veramente tantissimi amici, grazie a te Sergio perché mi hai rimesso, come dire, mi hai fatto ritirare fuori un po' di vitalità, ero un po' annebbiata. Ci vuole, dai. Nuovo anno, nuova vita, bisogna ripartire, dai. Ciao, benissimo. Grazie a tutti. Ciao a tutti, ciao. Ad ascoltare. Ciao a tutti, ciao.